E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi un nuovissimo videogioco. Ma prima di andare al video ragazzi, invito subito a lasciare un bel mi piace a questo video e soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video riguardo questo videogioco. Stiamo parlando di Among Us, un gioco che va giocato con altri nuovi amici e quindi già questo rende il tutto molto molto più interessante. Ho giocato anche con Bomba, con Ale e tanti altri ragazzi e ci siamo divertiti veramente tanto. Ovviamente ragazzi, in questo video vedrete me interpreterò la parte dell'impostore insieme ad Ale89. Quindi ragazzi, vedrete delle uccisioni e degli alibi assolutamente spaziali. Quindi ragazzi, non posso spiegarvelo qui in un intro perché dovete guardare il video per capire. Inoltre volevo dire ragazzi che mi trovate live su Twitch tutti i giorni, la mattina fino al pomeriggio, e trovate il link del mio canale Twitch qui sotto in descrizione. Inoltre invito anche a seguirmi sui miei profili social, tra cui Instagram, che è il profilo che utilizzo di più in assoluto per stare in contatto con voi, anche per quanto riguarda poi la condivisione delle storie per chi mi supporta utilizzando il codice creatore Coratomist. Quindi ragazzi, questo è quanto. Godetevi il video perché ne vedrete assolutamente delle belle. Una buona visione ragazzi. No, però con Ale che non sa giocare. Vabbè, easy. Ragazzi, forse un impastore il mio ragionamento. Oh. Ragazzi, una cosa per capire, ma se finiamo tutte le task abbiamo vinto, non sì. Ma scusate, ma non avete, non avete detto neanche il corpo che codice Coratomist, per quale motivo? Sto scherzando. Ah, ok. Ragazzi, stavo già mettendo una pizza. Sì. Vabbè, no, vabbè, ragazzi, oh raga, no, 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 dai, chill, dov'era il corpo? Fate parlare, chi è Ale It su Discord? Dead. Ah, ok, scusami, vai. Dov'era il corpo? In elettricità, però non ho informazioni perché lì a fianco c'era una botola e sicuramente il impostore è passato zitto, da lì. Non ti crede neanche ma il tuo polo, ma che cosa parliamo ragazzi? Raga, cerchiamo di capire, dai, perché Soberdom? Vai. Sto andando a fare, appena iniziato il game, proprio quando è iniziato. Volevo entrare a fare la task quella lì della carta di Grey, che devi passarla nel coso. L'admin. Sono lì, sì, in admin. Stavo entrando lì, entro e vedo che ci arriva Dom. Io esco subito, lui rimane a metà del tavolo, proprio a metà, fermo. Io l'unica cosa che posso dire è che Dom era in medical, okay. E io ero in caffetteria. E perché si è fermato a metà del tavolo, Dom? Solo questo, poi basta. Per fare la scheda, ma tu stai facendo la task lì della scheda? Raga, non vi leggo la scheda. No, appena che sei andato tu, sono rientrato in admin a fare la task, perché avevo paura che ti sei fermato in mezzo al tavolo. Ragazzi, non è vero, perché si è spenta la luce e stava venendo in caffetteria a dire a me uno è Drago, fidatevi. Io l'ultima volta ti ho visto in medical e io sono andato in caffetteria. Esatto, e stavo provando a farti venire a vedere che facevo lo scanner. E io non sono entrata perché mi cagavo, però... Allora, io esco e non sono io, sono Drago e Checco. Avete perso, non abbiamo perso. Se però Dom non è, noi è normale che poi puntiamo su di te. Votate me, mi buttate fuori. Come? Peccato. Cioè, no, stavo dicendo, se Drago è sicuro che Dom non è Dom, è Drago, ragazzi, perché si stanno accusando. Votate Dom. Votiamo Dom. Prego, votatemi. No, skippiamo. Io non penso sia Dom perché era in medical, quindi... Se muoio o se muore Coratomist è Dom. Drago e Checco devono andare fuori. Drago parla troppo. Allora, se faccio fuori Drago, loro penseranno che sia Dom. E questo potrebbe essere un vantaggio per me. Thank you.
cazzo il CS? Ragazzi, le meteorine non fanno. Chi ha collato? Crobomba in electrical. Ragazzi, è Checco. Dov'era il corpo? In electrical. E chi era in electrical? Io, nessuno. No, chi è che ha detto che... Crobomba, ok, è morto, non avevo capito. Perché avete detto, secondo voi, Checco? Allora, secondo me Checco, spiego semplicemente i motivi. Allora, okay. Perché Drago non può essere perché mi stava controllando a me che facevo la cosa... Cioè, può essere, però non può essere perché adesso mi ha difeso e ha detto che io stavo facendo lo scanner, infatti stavo facendo lo scanner. Pure Lorenzo mi ha visto che faceva lo scanner. Lorenzo ha fatto lo scanner. Pure io ho fatto lo scanner. Mi ha detto, Martina ha detto che stava, cioè Martina prima che facessi io lo scanner l'ho vista passare da sopra. Eravamo la maggior parte in medical. Checco è quello che mi puzza di più, ragazzi. Checco sì, era con me. Siete due che state pensando Checco, Dani difende Checco. Giusto? Quindi siete due e sì, due virtualmente. Esatto. Proviamo Dani, ragazzi, a prevotarlo. Tanto ancora sì, proviamo, proviamo no, solo il nome. No, ecco appunto. Il problema è che ancora sono due, quindi che dobbiamo fare? Ci fanno double kill. Appunto sto dicendo, ma a me la cosa che mi ha puzzato è anche il fatto che Dani ha fatto la call e stava cercando di... Cioè, stava difendendo Checco quando eravate la maggior parte contro Checco. Quindi questa cosa... No, io non è che stavo difendendo, io ho detto che l'ho visto in admin che faceva la task dello swipe. Lo so, e però... la barra si è alzata. Però ci sono due impostori, capito? Che dobbiamo fare? Facciamo 50. Facciamo 50. Ancora, guarda che non fanno. Si fa 50? Secondi. Ragazzi, si skippa. Io ho skippato. 3, ho 2, skippato. Io ho votato. Secondo me devo fare fuori. Devo pensare. Non è easy. Martina, dimmi. Allora, che è successo? No, fatemi parlare prima a me, per favore. Vai. Io so che Dom non è, so che Drago non è, facciamo 2 più 2, rimangono Cronato e Misteala. Esatto. Perché? E Dani? Per quale motivo? Noi due siamo sicuri, manca Dani. Vabbè, Dani, adesso c'era Cronato che mi stava seguendo. No, io, allora, io ho fatto il task dello shield, quello in basso a destra. E poi sono andata verso Electricity per fissare la luce ed eravate lì dentro in tre. Due siete andati verso Storage e io stavo andando verso sinistra con Dani. Se voleva ammazzare Dani lo potevo fare. Quello sì. Potevo farlo, no, perché no, voi eravate no. andati... Però io c'ero, io quando ero in Electrical avevo fatto tutte le... per riattivare la luce, avevo fatto tutti gli switch giusti. Poi qualcuno, però non mi ricordo chi era, ha risabotato ancora, quindi per non attivare la luce. Ma noi come ce ne accorgiamo se sabotano o no? Ale? Perché non si vede la luce? Ti è apparso quando hai ucciso? Ma che cazzo di domanda è? Ma se ancora non sono mai stato l'impostore, non so neanche. Scherzando, No, ma è una domanda meta, Ale, cioè non esiste questa cosa. No. Io ero con Dani e se Dani voleva ammazzare me o voleva ammazzare lui, potevamo farlo. Ma se io venivo da Shield, che ho fatto la task quella del cosino da girare. Cioè, io ero in Shield. Attraverso le botole. Dov'era il corpo? Non lo so. Dani, io ti invito a ragionare. No, dov'era il corpo, scusami? Piano, abbiamo visto che Dom era morto, l'abbiamo scoperto adesso che abbiamo guardato qua. Cioè, quindi voi state facendo un'accusa senza neanche aver visto il corpo dopo che io ero in Shield? Dom, perché Dom era convinto che tu ha fatto la chiamata. Buona. Ok, allora, se io ero in Shield che ho fatto il task, poi eravate in tre a fare l'elettrico, li sono venuta con voi, chi mancava? Ma mi sa a sto punto che è Drago, perché l'aveva indicato Dom che poi è morto. Dani, io non sono sicuro perché ho fatto le task. Il fatto che sia stata accusata dopo che ho fatto la task da Shield destra. Dani ha confermato che Martina l'avrebbe potuto uccidere. Io ero con Dani. Però viceversa anche. Ci sono i secondi tra una kill e l'altra, è per quello. Ho capito, ma ti ricordo che gli impostori ce ne sono ancora due. Drago sta accusando da mezz'ora senza che neanche ha visto. Se fanno double kill abbiamo perso. Se fanno, se siete voi, scusami. A votare Grado, visto che Drago non so che non è. Dani, se buttate quello sbagliato. Io non so. Allora, aspetta, però se Lorenzo dice che Drago non è, mi stanno venendo i sospetti pure su Lorenzo. Perché ho visto che fanno le task. Hai visto fare le task, ma vi ricordo che ci sono ancora due impostori. Quindi è normale la difesa. Ti puoi fidare? No, io vado per Drago, perché Drago mi sta accusando su una cosa.
Che neanche, Draghi, che neanche mi ha visto. Io voto Drago. Io voto Drago. Vi ricordo, Dani, ti ricordo che Dom, prima di morire, aveva detto che era stato anche Drago che aveva un sospetto. No, e Drago sta accusando senza motivo. È una cosa completamente infondata. Non hanno prove. Cioè, questa cosa è palesemente. O vedi la live, o vedi la live. Perché non abbiamo fatto niente di strano. Se io volevo ammazzare Dani, lo facevo. Ma dai, non ho detto che la mattina. Ma perché sono qua? Ale, abbiamo vinto. Ale, abbiamo vinto. Ale, sei troppo. Ale, sei troppo smart. Ale, troppo smart. Oh, ma la fai parlare a Martina? Vi muto tutti. Troppo smart, Ale. Hai una voce troppo convincente. Mamma mia, ma manco io ho bisogno di lui, non ho capito, non ho la fine. Sì. Allora, raga.